Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. Ça bouge en Bourgogne-Franche-Comté. Rendez-vous pour la troisième édition du Festival des solutions écologiques. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez près de chez vous plus de 200 projets écologiques soutenus par la région. Et venez échanger avec des experts nationaux à Besançon, Dijon, Nevers, Montbéliard et Tournus. Débat gratuit sur inscription. Programmation complète du Festival des solutions écologiques sur jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. jeparticipe.bourgogne-franche-comté.fr. On compte sur vous. Fuori fa buio e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato. È qui che nasce Notte al Falò, il podcast voice che ogni settimana propone un dialogo intenso e spesso sorprendente con alcuni dei più conosciuti cantautori italiani. È un momento per scoprire artisti e persone sotto una nuova luce e verificare se davvero le canzoni sono più belle di chi le fa. Io sono Nicolò Agliardi. Cerca Notte al Falò sulla tua app di streaming preferita. Maneskin, proprio loro, i censurati, quelli che all'Eurovision si sono dovuti tappare la bocca perché erano lì che potevano dire cose che nessuno voleva sentire, due parolaccine proprio. Il problema, ragazzi, è che se tu mi devi censurare un artista, allora vuol dire che tu hai portato l'artista dal contesto sbagliato. Quindi se tu all'Eurovision non puoi dire parolacce, vuol dire che tu a Sanremo non puoi far vincere un gruppo che dice parolacce, no? Nel momento in cui vince non puoi censurare, non puoi, perché il pubblico ha votato quella roba lì. E questo è il discorso. Maneskin sono questi e questi devono essere. Poi è chiaro che uno magari bestemmia sulla traccia, no? Ma se dice una parolaccina che ha il suo senso, due ne dicevano, dai, su, tutto sto casino. Che poi Maneskin io non ho capito proprio perché hanno portato Zitti e Buoni a Sanremo. Devo essere sincero, ragazzi, è una canzone che c'ha il suo perché, per carità, però cioè loro per me non sono forti a fare quella roba là, perché comunque il rock, ragazzi, cioè o lo fai bene o non lo fai, e loro lo fanno benino. Quello che fanno bene loro è il pop rock, ma anche pop in generale, come qui Coraline, e che ormai la nuova Marlena, per ogni disco una Marlena, ma non me ne frega niente di quello che dicono, quello che non dicono. Cioè questa canzone quando parte riconosco il suono Maneskin, il loro marchio, ed è piacevole, gradevole, 5 minuti di ecstasy senza la C, non sono 5 minuti di ecstasy con la C, che non è una droga, bensì è una sensazione interiore. Si sta bene quando si ascoltano i Maneskin, cioè 20 anni per me è un capolavoro pop, e anche questa canzone, io ero lì che è partita da sola, stavo ascoltando Madame per recensirla e mi parte Coraline, dico no, e me la godo. Per me questi sono i Maneskin, per me che hanno vinto con Zitti e Buoni mi fa ridere, non mi sembra un pezzo meritato di una vittoria a Sanremo. Vabbè, hanno vinto i Maneskin più che la canzone, però non è un pezzo meritevole dell'Eurovision, al di là della censura. E invece già una canzone come questa, così bella, vabbè, secondo me tra l'altro loro hanno diciamo ripreso tanto col featuring con Manuel Agnelli, Amandoti, lì nella serata cover, meravigliosi, bellissima serata quella delle cover, bellissima esibizione, la migliore, e quindi secondo me hanno ripreso molto lì. Però ecco, su questa canzone posso dire, questo per me è il genere Maneskin, è quello che mi piace, quello che ascolto volentieri, è quello che più esce meglio a loro, che gli appartiene a parere mio, e quindi niente, la nuova Marlena ce la godiamo così com'è. Adesso devo ascoltare il disco per capire, però se le canzoni sono di questo stampo, secondo me bene bene, molto bene. Disco d'oro in un mese.